Allora, tolgo la mascherina, buongiorno a tutti e a tutte. Mi chiamo Arnaldo Soldani, sono il direttore del Dipartimento di Cultura e Civiltà dell'Università di Verona e sono qui essenzialmente per portare i saluti del Dipartimento a tutti i relatori, i nostri graditissimi ospiti di oggi e a tutto il pubblico che ha manifestato l'intenzione di partecipare ai lavori con una grande insomma, in grande numero, sia persone che sono presenti attualmente nell'aula T1 del nostro Polo Zanotto, sia coloro che stanno seguendo da casa. Il Dipartimento di Cultura e Civiltà dell'Università di Verona ha sostanzialmente sostituito la vecchia facoltà di Lettere e Filosofia della precedente ordinamento, che era prevista dal precedente ordinamento dopo la riforma cosiddetta Gelmini del 2010. Ed è un dipartimento che al proprio interno raccoglie i docenti di letteratura, dalla letteratura greca fino alla letteratura contemporanea, di storia, dall'antichità al contemporaneo, di storia dell'arte e anche di comunicazione, perché è dalla fine degli anni 90 che prima dentro la facoltà di lettere e poi appunto all'interno del Dipartimento di Cultura e Civiltà è stato istituito il corso di laurea triennale in scienza della comunicazione prima e poi il corso di laurea magistrale in editoria e giornalismo. Questo convegno è organizzato nell'ambito del master di secondo livello di editoria, che quest'anno è arrivato alla nona edizione, se non ricordo male, con un successo crescente di richieste che ormai possiamo accogliere soltanto in parte minima, come mi ha spiegato qualche giorno fa la nostra collega Federica Formiga, che è fin da quei tempi che è l'animatrice e l'organizzatrice di questo master ormai storico della nostra Università di Verona. E devo davvero ringraziare ancora una volta Federica, non soltanto per le sue note e capacità organizzatrici, ma anche per la lungimiranza con la quale fin da quel tempo, sono ormai passati 10 anni, ha pensato di organizzare un master in editoria con la prospettiva appunto degli enormi cambiamenti che in questo campo si sarebbero di lì in poi verificati fino ad oggi. In particolare, questo convegno è dedicato alla normativa europea sul copyright, che poi è stata tradotta e recepita anche in Italia con un decreto del 4 novembre. Senza entrare nei dettagli tecnici che saranno affrontati naturalmente dai relatori, noi tutti che a diversi livelli e in diversi ambiti lavoriamo sui testi di diverso tipo e di diversa provenienza, conosciamo bene le difficoltà che soprattutto l'avvento del digitale ha posto alla determinazione del diritto d'autore, a partire dall'accesso in rete a opere protette dal copyright. Opere di vario tipo, naturalmente, dagli articoli del giornale usciti alla mattina fino alla riproduzione digitale dei manoscritti medievali o delle opere d'arte e così via. Si tratta dunque di un problema che davvero ci riguarda tutti e che fra l'altro in una situazione di emergenza come quella della pandemia si è fatto particolarmente pressante e ci ha interpellato, direi, in maniera ancora più pressante. So, ad esempio, delle difficoltà che i direttori e le direttrici delle biblioteche universitarie hanno dovuto affrontare proprio in termini di diritto d'autore per la condivisione di testi che erano necessari per gli studenti che erano rinchiusi in casa per il lockdown, che non potevano uscire. Insomma, c'è stato un grande sforzo collettivo in quel caso, anche da parte degli editori, per venire incontro alle situazioni di emergenza. Ma insomma, credo che una riflessione più generale, insomma, sul tema del copyright sia a questo punto davvero indispensabile, sia dal punto di vista delle novità normative che dal punto di vista poi della sostanza, delle ricadute che queste normative avranno nella vita di ciascuno di noi, nelle nostre attività professionali. Mi fermo qui, passo di nuovo la parola a Federica Formiga, vi ringrazio davvero di essere presenti qui così numerosi questa sera. Grazie molte. Grazie, Arnaldo.
A me l'onere, l'onore di introdurre questo appuntamento odierno. Lo faccio togliendomi la mascherina perché pare che la distanza sia tale da consentircelo, poi provvederemo a rivestirci. Dicevo, perché è nato questo convegno? Allora, non si contano sostanzialmente gli appuntamenti, gli incontri e gli eventi che si sono succeduti, soprattutto dal 2016 al 2019, anche all'interno del nostro Ateneo, su quello che per brevità chiamiamo Direttiva Europea sul Copyright. Mi piacerebbe raccontarvi tutto il percorso di tale norma, ma non è questa la sede per farlo. Mi limiterò quindi a descrivere i punti di partenza e gli obiettivi dell'incontro odierno, che avviene forse primo in assoluto dopo il recepimento italiano di questa normativa. Consentitemi comunque un po' di storia a beneficio di coloro che ci stanno ascoltando o che per la prima volta si avvicinano alle tematiche legate al diritto di autore e ai punti che oggi qui tratteremo. Il 20 aprile è stato approvato il disegno di legge attraverso il quale il Parlamento italiano dava formale delega al governo per il recepimento di una serie di direttive comunitarie e tra queste c'era quella sul copyright, la 790-2019. Il decreto di attuazione andava licenziato dal Consiglio dei Ministri entro giugno 2021. Fiduciosi di questa data, anche perché certi che l'Italia non poteva cadere in regime di infrazione, abbiamo iniziato a ragionare sull'organizzazione dell'evento al quale oggi state presenziando. Ovviamente, come si dice, avevamo fatto i conti senza l'oste, perché per giugno non solo non è stato approvato nulla, ma si è dovuto attendere l'approvazione del 5 agosto. In realtà la corsa non era ancora finita perché sono arrivati pareri negativi. Il Parlamento non ha così dato assenso alla conclusione dell'iter e il governo ha scelto di tornarci a lavorare mentre a settembre sostanzialmente era alle porte. Con l'aggravante che il 23 di tale mese il parere delle Camere sullo schema del decreto slitta ancora con i giornali che titolano L'antitrust boccia la versione italiana. Perché è successo? Perché nel decreto legislativo erano state inserite fattispecie non previste dal testo comunitario e quindi era stato riscontrato un eccesso di delega. Nel frattempo, in questi mesi e settimane, i lavori di organizzazione del convegno fremevano, contattando i relatori, che ovviamente ringrazio di essere qui presenti e di aver accettato tutti sostanzialmente un invito in presenza, e a loro verrà dedicata in un secondo momento una presentazione più dettagliata da parte di Simone Aliprandi, l'avvocato Simone Aliprandi, che è qui stato chiamato a moderare il convegno, ma che con me è stato il coautore di questo evento perché mi ha aiutato a tenere le fila dei contenuti e dell'organizzazione. Già i contenuti, sui quali torneremo momentaneamente, perché, come avrete capito, il rischio era che per oggi ci saremmo trovati a discutere su punti già affrontati fino all'approvazione nel 2019 della direttiva europea, ma soprattutto che avremmo versato lacrime di fronte alla mancata approvazione di un provvedimento, perché contrario allo spirito stesso della direttiva, nonché ai principi del mercato. Abbiamo cambiato in corsa il titolo della nostra sessione pomeridiana, aggiungendo il sottotitolo Scenari ancora aperti e sfide da raccogliere, per poi dare il via alla promozione dell'incontro. Il caso vuole che esattamente il giorno dopo da quando, cioè il 3 novembre, abbiamo iniziato a far circolare l'avviso dell'iniziativa, il decreto attuativo sia stato approvato. Potremmo dire niche. Io e Simone abbiamo scherzato su queste date, nel senso che ci siamo chiesti come mai il 3 di novembre né io né lui avessimo risposto a una chiamata sui nostri cellulari, cui mittente era Draghi Cell. A parte gli scherzi, ci siamo autoconvinti che il governo avesse visto i nostri post e quindi avesse dato un'accelerata sostanzialmente inaspettata all'approvazione. A quel punto però il titolo dato era già in parte obsoleto, ma troppo tardi per un altro intervento di aggiustamento. Ma siccome, come ci è stato insegnato, tutto il male non viene per nuocere, direi che lasciando le mie parole pronunciate tra lo scherzo e il faceto, è proprio dal titolo che vorrei lasciare spazio agli illustri relatori, ponendo loro le domande alle quali si ho già che potrebbero avere in parte le risposte, sebbene, come già stato ricordato, il decreto di attuazione non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È stato un momento compulsivo la giornata di oggi, permettete di dirlo perché è uscito, non è che arriviamo, è uscito, non lo sappiamo. Quindi fino a 2 minuti fa abbiamo controllato, ma i nostri relatori ci confermano che ci manca ancora un pezzettino, tutto non potevamo avere fondamentalmente.
Tra gli interrogativi ne regnano sovrani alcuni. Ora che il decreto attuativo è stato approvato, il lavoro praticamente di un decennio ha trovato un corretto approdo? Oppure la legge è già obsoleta rispetto a un fenomeno, quello del digitale, sempre in movimento? Quanto le barriere linguistiche di un testo in inglese della direttiva hanno permesso e dato spazio alle diverse interpretazioni? E ancora, siamo sicuri che alla base non ci sia stato e che permanga un problema di metodo, nonché di terminologia? Parliamo ancora di diritto della copia quando sappiamo che dal punto di vista informatico, dal punto di vista digitale, si tratti di una parola distopica? Comunque può essere fattibile, senza stravolgimenti, dare una soluzione di carattere nazionale a una questione comunitaria? Non vorrei fare l'avvocato e neppure quello del diavolo, perché uomo di legge non sono, ma mi sorge anche il dubbio che il tema vero sia sempre legato alla difficoltà di comprendere le novità generate dal digitale, che ormai, rispetto a quando si è iniziato a parlare di adeguamento delle norme sul diritto d'autore, e correva il 2013, quindi non nel 2016, ancora già dal 2013, ormai nuovo il digitale non è più. E la legge sulla quale ci apprestiamo a discutere alla luce del recepimento italiano dovrà essere una base inscanfibile, almeno mi auguro, per i prossimi 10-15 anni. Lasciatemi ancora qualche minuto per esprimere la soddisfazione di vedere riuniti tutti attorno a questo tavolo, non solo professionisti che da tempo stanno dedicando la loro vita alle tematiche del diritto d'autore, ma che rappresentano quella che potremmo chiamare la filiera dei diritti d'autore. Avete colto che mi occupo di editoria, di Rigomaster Editoria, quindi ho clonato questa nuova definizione filiera dei diritti d'autore o dei diritti editoriali lato sensu. Perché questi interventi, questi relatori, provengono dal mondo del diritto, ma anche dal mondo del giornalismo, così come dell'editoria, ai quali chiederei di mettere sostanzialmente ordine in un caos che non sembra trovare pace e soprattutto non finire mai. Rinnovo i ringraziamenti ai relatori e al mio dipartimento, nella persona del suo direttore, professor Arnaldo Soldani, che hanno reso possibile l'incontro, nato appunto in seno di un master, ma perché tutti noi qui presenti riteniamo fondamentale che la formazione debba avere a cuore anche le tematiche, siano esse attuali e o spinose. Vi ringrazio.